Vi ho spiegato anche tutta questa storia della crisi energetica europea, ma roba interessante è che il Regno Unito si trova in una situazione, diciamo, ancora più particolare rispetto a quella europea per quanto riguarda appunto la crisi energetica e anche un po' tutta la crisi di supply chain che sta colpendo tutto il mondo praticamente. Allora, mi piace pensare che la storia abbia inizio da fine agosto. Ovviamente la storia ha molteplici punti di partenza, però a me piace partire da questo, e cioè fine agosto un articolo di Bloomberg che dichiara che McDonald's non fornirà più ai propri consumatori i milkshake. Perché ha problemi di approvvigionamento. E quindi di tutta la parte della catena di supply chain, e quindi per questo motivo, verso fine agosto, McDonald's ha dichiarato che non avrà più a disposizione i milkshake. Non è solo McDonald's che ha avuto questi problemi di approvvigionamento di materie prime o di prodotti per produrre sostanzialmente i propri prodotti, ma anche altre catene. Una catena molto famosa in Inghilterra di pollo, se non sbaglio, ha avuto anche lei molti problemi a erogare i suoi servizi. Se non sbaglio, anche KFC ha avuto dei problemi in questo senso. Questa è una brutta notizia, lo so, è una pessima notizia, proprio per questo, insomma. È un po' ironica, mi piace proprio partire da qui, nello spiegare cosa sta succedendo adesso nel Regno Unito. Quindi è praticamente da un mesetto buono, se non anche prima, che nel Regno Unito almeno le catene di distribuzione o gli addetti ai lavori sanno di questi problemi per quanto riguarda la distribuzione delle materie prime. E più volte l'industria ha fatto pressioni al governo per cercare di risolvere questi problemi. Per quanto riguarda questa tematica, c'è sì sicuramente un fattore della pandemia che, come è noto, sta avendo dei forti impatti sulla supply chain globale. La Brexit non ha solo la pandemia da accusare per quanto riguarda questi problemi, ma anche la Brexit, purtroppo. Non solo, c'è stato anche un problema di approvvigionamento dei lavoratori, soprattutto nell'agricoltura e nell'allevamento. In questo senso, addirittura qualche mese fa il governo aveva fatto una campagna di assunzione, di stimolazione dei lavoratori del Regno Unito nell'andare insomma, a coltivare i campi, a raccogliere le fragole, a raccogliere i pomodori e allevare il bestiame, proprio perché c'era una mancanza di lavoratori, e questo era dovuto sia alla pandemia, ai lockdown, eccetera, eccetera, ma anche alla Brexit che ha praticamente fatto espatriare molti lavoratori, soprattutto quelli appunto quelli dell'agricoltura o dell'alimentare, quindi i lavoratori a low skill sostanzialmente, che sono usciti dal Regno Unito, e quindi attualmente la Gran Bretagna sta subendo dei problemi per quanto riguarda appunto il mercato del lavoro e sta avendo in alcuni settori una mancanza di lavoratori. Si sono state fatte molte pressioni in questo senso da parte dell'industria, però il governo ha sempre posticipato, non ha dato molta importanza a tutto questo. Fino a quando negli ultimi giorni, poi di nuovo crisi energetica, insomma il contesto è abbastanza particolare, fino a quando negli ultimi giorni il problema di supply chain si è trasferito non solo dall'alimentare all'allevamento, ma anche al petrolifero. Infatti negli ultimi giorni in Gran Bretagna si notano parecchie file verso i distributori di benzina, perché i consumatori sono molto spaventati, sostanzialmente una corsa agli sportelli. I consumatori sono molto spaventati che non ci sarà più benzina da qui a breve. Ora, il Regno Unito è a carenza di scorte di benzina? No,
la benzina c'è nel Regno Unito. O comunque la nazione ha a disposizione la materia prima da importare anche da altre nazioni. Il problema è che appunto è un problema di supply chain, mancano gli autisti che trasportano la benzina dalle raffinerie o dai punti di stoccaggio fino appunto ai distributori di benzina sparsi in tutto il Regno Unito. E quindi sostanzialmente il panico nella popolazione è aumentato fino a generare questa corsa agli sportelli in versione stazione pompe di benzina sostanzialmente. In tutta questa storia molte compagnie di benzina hanno chiuso alcune pompe di servizio o addirittura altre hanno deciso che per ogni utente ci sia un limite massimo di cui insomma fare uso di benzina, quindi non si può fare il pieno, non si può disporre di quanta benzina si vuole. E quindi il governo finalmente, dopo visto insomma un po' il panico riguardo al settore petrolifero, le corse verso le pompe di benzina, si è un po' rimangiato le parole per quanto riguarda tutta la campagna di Brexit, no? Perché una delle grandi idee di Brexit era proprio quella di togliamo tutti questi lavoratori immigrati, così potranno lavorare i nostri connazionali sostanzialmente. E in realtà le cose sono un po' più complicate di così. Questo shortage di lavoratori c'è sia per quanto riguarda la supply chain, l'agricoltura, l'allevamento, ma anche ad esempio all'interno della ristorazione. In questo senso il governo appunto si è rimangiato le parole, quindi da una politica sostanzialmente anti-immigrazionista dovuta alla Brexit, proprio negli ultimi giorni ha deciso di accettare dei visti di entrata temporanei proprio per cercare di alleviare questa crisi da supply chain. E quindi a quanto pare le fonti affermano che mancano addirittura 100.000 trasportatori per alleviare questa crisi dei trasporti all'interno del Regno Unito. Il governo attualmente ha aperto per 5.000 trasportatori provenienti dall'estero, quindi dall'Unione Europea, ma anche al di fuori dell'Unione Europea, verso il Regno Unito, e ha aperto i visti per altri 5.000 lavoratori, questa volta nel campo dell'agricoltura e dell'allevamento, perché appunto ci sono anche delle forti preoccupazioni che tutte le attività di agricoltura possono non avere braccia per cogliere insomma i frutti del terreno sostanzialmente. Tra l'altro il settore dell'agricoltura e dell'allevamento stanno subendo un'ulteriore crisi proprio dovuta alla crisi energetica, perché ovviamente il clima nel Regno Unito non è benevolo assolutamente, quindi queste industrie hanno bisogno di grandi fonti di energia per far funzionare le serre, eccetera, eccetera. E quindi con l'aumento dei prezzi dell'energia, il settore dell'industria non sta avendo solo un problema di supply chain, di distribuzione dei propri prodotti, ma anche per quanto riguarda appunto tutto il costo di esercizio di tutta l'attività. Io ho anche un collaboratore, un amico, il collaboratore di WhatsApp Economy, Edoardo Barbero, che a Londra ho chiesto un suo parere e a Londra ancora non si sono viste particolari corse verso le pompe di benzina, ma all'interno dei supermercati sta notando scaffali vuoti ogni tanto o comunque una scarsità di materie prime all'interno dei supermercati. E un mio amico, che anche lui è nel Regno Unito, ha notato invece, ed è in un paese, adesso non ricordo dov'è precisamente, ma in un paese un po' più piccolo rispetto a Londra, e ha notato il code di addirittura mezz'ora verso le pompe di benzina. E anche per quanto riguarda i supermercati si sta notando un po' ogni tanto scaffali vuoti o comunque dei magazzini vuoti rispetto al previsto sostanzialmente. E quindi una delle cause è sicuramente la pandemia, ma anche Brexit. In questo senso c'è una discussione interna per quanto riguarda tutta questa storia riguardo la mancanza di lavoratori, perché l'industria afferma che mancano 100.000 autisti per diciamo risolvere questo problema di supply chain. Dall'altra parte però alcune inchieste affermano che all'interno del Regno Unito ci siano 600.000 autisti disponibili a
appunto fare il lavoro di autista. Quindi si è un po' anche aperto il dibattito per quanto riguarda se effettivamente i salari che sono caratteristici di questa industria siano elevati abbastanza per attirare lavoratori del Regno Unito, quindi dei lavoratori autoctoni, diciamo, e quindi si è un po' aperto il dibattito se effettivamente l'industria sta facendo così tante pressioni nei confronti del governo per cercare di sfruttare appunto immigrazione estera per continuare a tenere i salari bassi all'interno dell'industria, oppure se effettivamente c'è proprio un delay tra richiesta del mercato e lavoratori pronti a sopperire, insomma, questa richiesta del mercato. Perché ovviamente, se magari questo viene definito in economia l'effetto ragnatela, se non sbaglio, che è molto interessante, cioè se sappiamo che il mercato ha a disposizione 100.000 lavoratori, ma magari questo mercato, per entrare in questo mercato del lavoro hai bisogno di determinate competenze, come ad esempio la licenza, che se non sbaglio per ottenerla ci vogliono 6 mesi, il governo per accelerare questa cosa ha accelerato i tempi per ottenere queste licenze. Quindi se ci vogliono 6 mesi, in realtà io per avere nuovi lavoratori all'interno di questo mercato che ha mancanza di lavoratori ci vogliono almeno 6 mesi. E questo effetto ragnatela molto interessante in realtà afferma che c'è sostanzialmente degli shock paralleli, perché ad oggi io ho mancanza di lavoratori e quindi ho tanti lavoratori che si formano per poi arrivare nei 6 mesi successivi a riempire il mercato. Ma in questi 6 mesi mancano lavoratori, no? E quindi in questi 6 mesi ci saranno tanti lavoratori che si formeranno per entrare in quel mercato. Ma una volta scaduti questi 6 mesi, i lavoratori che hanno iniziato a formarsi 6 mesi precedentemente prima iniziano a entrare nel mercato e quindi il mercato a un certo punto diventerà saturo. Quindi ci saranno più lavoratori rispetto a quanto richiesto e quindi si è partiti da una situazione di mancanza di lavoratori fino ad arrivare a un surplus di lavoratori. Una volta avuto questo surplus, quindi ci saranno molti meno persone che si addestreranno per entrare in quel mercato del lavoro e quindi si prospetta che passato un po' di tempo ci sarà uno shock opposto di mancanza di lavoratori. Tutti questi shock paralleli opposti fino, secondo la teoria economica, ad arrivare al punto di equilibrio del mercato del lavoro, dove domanda di lavoro e offerta di lavoro si equilibrano sostanzialmente. Quindi c'è anche questa, vi ho anche dato questa chicca di teoria economica. Però insomma, nel Regno Unito si sta avendo questo problema. Se qualcuno di voi che mi sta ascoltando in live su Twitch, o magari questo spezzone lo ricaricherò anche su YouTube, tra i commenti mi potreste dire, insomma, se vivete nel Regno Unito, qual è la situazione che state vivendo, quali sono un po' gli umori della società in cui tutti questi problemi, sono felice di leggerli sotto qui nei commenti sostanzialmente. E quindi molto interessante, ve ne volevo parlare in questo senso. Spero di essere stato abbastanza chiaro, insomma, essendo una live su Twitch sono andato abbastanza a braccio.